Buongiorno alle telespettatrici e ai telespettatori che ci seguono su questo canale. Oggi iniziamo questa nuova collaborazione giornalistica con Calabria 1 e speriamo che duri a lungo e che abbia anche successo di pubblico. Iniziamo questa trasmissione, questa nostra collaborazione con la notizia che riguarda l'attività di bonifica nell'area industriale di Crotone. Perché l'area industriale di Crotone fa parte dei SIN, dei siti di interesse nazionale. I siti di interesse nazionale sono quei siti dove c'è una grossissima presenza di inquinamento, tanto da avere da occuparsene direttamente il Ministero dell'Ambiente, della vicenda della bonifica. Nel 2019, vi faccio vedere un'immagine e poi ve la commento, nel 2019 c'era stata una conferenza dei servizi decisori, precisamente il 24 ottobre, che aveva stabilito, vedete quell'area di colore rosa? Quella è una discarica, e la discarica fronte mare, quella azzurra è il mare, il Marionio. In quella discarica di colore rosa ci sono stipati 1 milione di tonnellate di rifiuti, l'ha costruita l'ENI, si chiama Farina Trappeto, il sito si chiama di Farina Trappeto e a Crotone è più nota con il nome della passeggiata degli innamorati. Lì quando sono state dismesse le fabbriche storiche, l'ex Enichem e l'ex per tutto la Sud, qui sono stati conferiti i rifiuti che c'erano in quelle fabbriche. Ci sono 1 milione di tonnellate di rifiuti di ogni genere, ci sono anche rifiuti radioattivi, ci sono rifiuti con matrice di amianto, per capirci, enorme con rifiuti di amianto, ma ci sono anche rifiuti meno pericolosi. Nel 2019, quando si è discusso del POB fase 2, il piano operativo di bonifica fase 2, si è parlato dei rifiuti di questa discarica. Ci sono due piani operativi di bonifica, il POB operativo fase 1 e il POB operativo fase 2. Con il POB operativo fase 1 era stato deciso di costruire le barriere a mare per impedire che le mareggiate potessero danneggiare questa discarica di color rosa, soprattutto quando iniziavano le operazioni di bonifica, e portare nel nostro mare i veleni che sono costruiti lì. Quindi le barriere a mare sono state già costruite, adesso si tratta di togliere quei veleni in questa discarica di colore rosa. Era stato deciso all'unanimità in questa conferenza dei servizi decisoria perché si prendevano le decisioni definitive, c'erano state tantissime altre conferenze dei servizi che erano istruttorie, quindi si era preparato il lavoro. In questa del 24 ottobre del 2019 invece si è deciso che questi rifiuti dovevano prendere la via fuori dalla Calabria, fuori dalla regione Calabria, e la decisione era stata presa all'unanimità, era stata presa dagli enti pubblici che erano presenti, Regione Calabria, Comune e Provincia di Crotone, era stata presa dai tecnici di tutti gli enti che hanno titolo a partecipare alla bonifica, dall'azienda sanitaria provinciale all'ARPACAL, tutti insomma, tutti quanti, compreso l'ENI che era presente, che a malincuore l'aveva accettato, ma alla fine è uscito all'unanimità la decisione. Quindi finisce, si doveva mettere la parola fine, da questa discarica dovevano essere portati via 1 milione di tonnellate di rifiuti, ma a distanza di tempo però l'ENI ha messo in discussione questa decisione, che lo ribadisco, era stata una decisione definitiva. E quando l'ha messo in discussione? L'ha messo in discussione nel 2021, perché nel 2020 il Ministero dell'Ambiente
ha approvato il decreto attuativo, ha stabilito che quello che si doveva fare praticamente, e tra le cose aveva introdotto un elemento di novità, e cioè se ci fosse stato bisogno di allargare l'orizzonte dell'indagine a terreni che non erano entrati nell'indagine precedente, si doveva tenere una nuova conferenza dei servizi. Questo c'è scritto nel decreto attuativo, che probabilmente questa dizione è stata introdotta per volontà dell'ENI, perché l'ENI non ha mai avuto idea di portare questi rifiuti fuori da Crotone e fuori dalla Calabria. Questa è l'idea che ci siamo fatti noi. Allora, nel 2021 infatti l'ENI dice che bisogna fare nuove indagini e chiede la convocazione di una nuova conferenza dei servizi. La conferenza dei servizi si è tenuta l'11 ottobre del 2021. Le date sono molto importanti perché nel 2019 la parte politica che ha partecipato a quella riunione della conferenza dei servizi decisoria era diversa da quella che c'era nel 2021, sia alla regione, sia al comune, sia alla provincia di Crotone. Era completamente cambiato, non c'era più il presidente Maria Oliveri, ma c'era Roberto Chiuto, non c'era più il sindaco Ugo Pugliese, che era anche presidente della provincia, non c'erano più. Alla regione c'era Roberto Chiuto, al comune c'era Enzo Voce e alla provincia c'era Vincenzo Lagani, che è un assessore del comune di Rocca di Neto, era un facente funzione. E allora nel 2021 nessuno di questi enti ha partecipato alla nuova conferenza dei servizi, erano assenti, chissà perché erano assenti. E qui l'ENI ha cambiato le carte: i rifiuti presenti nella passeggiata degli innamorati non possono essere portati più fuori regione, ma devono essere smaltiti all'interno del sito di Crotone, quindi in Calabria, devono essere smaltiti in Calabria. E allora, che cosa, la cosa grave è che gli enti che nel 2019 avevano detto no, non hanno partecipato a questa riunione. L'ENI è andata avanti in questo progetto e il 9 di febbraio prossimo è stata convocata una nuova conferenza di servizi con all'ordine del giorno la costruzione di una discarica all'interno del sito della Pertusola. Quindi vedete quella cosettina gialla, la discarica gialla, la rosa, scusate. Adesso lì da una parte c'è il mare, perché confina col mare, dall'altro c'è una strada, la strada consortile, quella che da Crotone porta verso il Passo Vecchio, per capirci, sulla 106, ed è parallela alle fabbriche. Spostano i rifiuti dalla discarica rosa all'interno della Pertusola sotto. Ma i rifiuti sono un milione di tonnellate. Il sarcofago che vuole costruire l'ENI è di 350.000 tonnellate, quindi 350.000 tonnellate evidentemente li mettono all'interno del sarcofago, all'interno della Pertusola, e gli altri dove li portano? Si pensa probabilmente a una nuova discarica, e questo è il dramma, questo è veramente un dramma.